la signora Angela e rappresenta la Conti Confetteria di Reggio Calabria. Ci troviamo in via Tenente Panella numero 1 e niente, è una nuova attività che penso proprio mancasse nella nostra città. Aspettiamo tutti appunto per venire a visitarla. Abbiamo tanti confetti, non sono più i confetti. Infatti, questo proprio le volevo chiedere, così quasi i confetti tradizionali sono stati sostituiti da altrettanti buoni confetti nuovi, diciamo, come gusti. Infatti sì, tutti nuovi, abbiamo più di 50 gusti, oltre ai confetti abbiamo anche le dragée, le praline, quindi tutti i cioccolati, e naturalmente ci occupiamo di, facciamo anche tante confettate nelle sale, e quindi niente, bomboniere. La sfilata è appena terminata, abbiamo visto degli abiti splendidi ed altrettante acconciature meravigliose, tutte a cura di Giuseppe D'Amico. È stato un compito difficile? Assolutamente no, anzi è stato facile, per chi fa questo lavoro con amore è facilissimo. Sì, perché questo non è un lavoro ma è una vera e propria passione. Sì, tanta passione. Giuseppe, una curiosità, come si fa a concordare un'acconciatura con una futura sposa? Innanzitutto in base al vestito e alla morfologia del viso della cliente, in base alle esigenze pure della cliente. Approfitto della tua presenza, Giuseppe, affinché tu ci possa svelare qualche anticipazione per quanto riguarda la moda capelli autunno-inverno 2011-2012. Sì, si usa il taglio corto asimmetrico e anche la media lunghezza, sempre in asimmetria. Ma torniamo al lavoro che hai fatto per la sfilata. E quante modelle hai acconciato? 6 in tutto, 4 raccolti e 2 semiraccolti. Ma queste acconciature sono nate dalla tua fantasia? Sì, c'è uno studio sotto, ma comunque è sempre frutto della mia fantasia. Che vuol dire? Che anche per le acconciature bisogna seguire degli schemi, delle cosine particolari che ovviamente voi conoscete? C'è una base in tutto, sì, hai uno schema e poi da là tu fai l'evoluzione dell'acconciatura. Oltre a curare i capelli di una sposa, ovviamente curate anche il trucco. Certamente sì, curiamo tutta l'immagine in total look. Come deve essere una sposa per apparire sofisticata, elegante? Molto naturale, semplice e naturale secondo me. Quindi i colori della terra? Sì, tenui, rosati, lilla, ecco questi colori molto delicati. Ancora un altro consiglio, Giuseppe, perché non è facile avere un parrucchiere sempre disponibile davanti alle telecamere. Cosa dovrebbe fare una ragazza, perché ce ne sono tante, e quando vede comparire quei bruttissimi capelli bianchi? Allora, innanzitutto bisogna affidarsi a una colorazione biologica, quindi senza ammoniaca, e
quindi va tranquillamente, si può fare sia alle ragazze che hanno i primi capelli bianchi, alla donna che ha i primi capelli bianchi e in più alle donne in gravidanza. Perché sono dei prodotti che non aggrediscono assolutamente? Assolutamente no, non sono nocivi. Quindi io dovrei affidarmi a te, dove posso trovarti? Ti aspetto in via De Nava, numero 72. E a Reggio Calabria. Reggio Calabria, sì. Il mio numero di telefono è 0965 81 29 18. Quindi bene. L'appuntamento e vieni. Ma senz'altro. Bene, amici, da Reggio è tutto. Classico vaniglia e cioccolato bianco, morbido al caffè, friabile al cioccolato fondente, croccante alla mandorla e miele, deliziosi bocconcini al rum, fichi di Calabria alle noci, panettoni tradizionali farciti. La produzione artigianale dal gusto insuperabile di Imperial Bar per le tue dolci feste. Pasticceria Imperial Bar, Corso Italia 46, strada statale 111, a 3 km uscita Gioia Tauro, Amato di Taurianova, Reggio Calabria. 0966 639011. Spedizioni in tutto il mondo. Costruzioni e ristrutturazioni, pavimenti e rivestimenti, impermeabilizzazioni ed isolamenti termici, lavori in pietra con decori a mano, pitturazioni, montaggio parquet. Impresa edile Edil Cauteruccio di Simone Cauteruccio, via degli Ulivi 115, Santa Maria del Cedro, Cosenza. Si eseguono lavori su tutto il territorio nazionale. Per il tuo preventivo contatta il 389 05 25 239. Per la sicurezza del tuo veicolo sulla strada, Centro Revisioni Italfreni di Natale Polimeni. Revisioni auto e moto, veicoli fino a 35 quintali. Consulenza auto e moto d'epoca, concessionario MCTC. Via Argine Destro Annunziata 174, Reggio Calabria. Per qualsiasi tua esigenza, contattalo 0965 651379. Caffetteria, pasticceria, rosticceria, Bar Winner. Le squisite torte personalizzate, gli ottimi aperitivi della casa, i deliziosi gelati artigianali fanno del Bar Winner un vero campione di bontà. È in via Nazionale 89 a Gallico, Reggio Calabria. In piazza, con musica e divertimento. Puoi essere ospite all'interno del Radio Track Mobile per collegamenti, interviste e dirette radiofoniche. Graziano Tomarchio Management. Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's full of heat out. You wouldn't believe how we wow. Una bellissima iniziativa, una felice intuizione. Ieri Federica Pellegrini, campionessa del mondo di nuoto in Calabria, oggi questo evento con la nazionale per dire tutti insieme, per dare tutti insieme un calcio all'Andrangheta. Sono iniziative che ovviamente lasciano il segno e che uniscono le tante azioni che ogni giorno gli amministratori, i cittadini comuni, gli imprenditori danno, diciamo così, alla comunità. È un ulteriore passaggio importante per confermare l'impegno da parte di tutti, ricordando che la vera e prima grande battaglia per crescere e per sviluppare una regione diversa passa attraverso l'idea di mettere in marcia di chi definitivamente il team organizzato e il team di Andrangheta. Get stupid, don't worry about it. People will walk you through it step by step like an infant new kid, inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Cosa spinge un personaggio come Gerardo Sacco a essere qui presente in questa giornata? Ma diciamo prima la calabresità,
chi mi conosce sa che sono un calabrese che vorrebbe dalla sua terra, e poi perché ho avuto l'altissimo onore di che mi hanno commissionato appunto il commissario Gallo e la comunità di Gigi con un'opera che ricorda l'evento, in più dei gadget che ho fatto con tutti i tipi pubblici siciliani, in discussione lì con i calciatori, con la maglia azzurra, con il numero da Buffon sino ad andare al 28esimo convocato, ma poi soprattutto per dare, io adesso sono nonno, c'è una nipotina, quindi per cercare di dare un segnale forte per questi ragazzi che possono crescere nella legalità e soprattutto in un avvenire meno sfortunati di alcuni ragazzi che hanno vissuto in questa zona. In your belly, get messy, loud and sick, your mind fast, no more on another head trip, so come down now, do not correct it, let's get ignorant, let's get hectic. Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi. Un grande evento quest'oggi a Rizziconi per dire no ancora una volta all'Andrangheta. Ma più che dire no all'Andrangheta, per dire sì all'impegno che in questo territorio stanno svolgendo tante persone oneste, perché questo territorio è vero un territorio di 'Ndrangheta, ma è anche un territorio che ha alle spalle una lunga tradizione vera di antimafia. Questo territorio ha anche i suoi morti, Ciccio Vinci, il dottor Ioculano, Peppe Valerioti, eccetera. E allora credo che la presenza della nazionale qui sia proprio per dire a tutti coloro che a vario modo si impegnano, a dire siamo con voi, andate avanti in questa battaglia, la gente ha voglia di cambiamento, siate voi, aprite strade nuove perché il cambiamento avvenga definitivamente al più presto possibile. Finché ce n'hai, stai lì, stai lì, sempre lì, lì nel mezzo. Finché ce n'hai, stai lì. Dottore De Sena, un grande evento per dire ancora una volta no all'Andrangheta. Assolutamente vero, e speriamo che possa continuare così, specialmente sotto l'aspetto culturale, e le istituzioni dovranno e faranno la propria parte. Sicuramente lo sport è il veicolo più importante perché attira l'attenzione dei giovani, e noi sui giovani dobbiamo fare assolutamente affidamento, specialmente in Calabria. Sono le piccole cose che fanno le grandi cose, questo è un momento importante non solo per Rizziconi ma per tutta la Calabria. La nazionale qui è un momento importante perché testimonia la volontà non solo della nazionale ma un po' di tutta la gente onesta della Calabria di reagire, e credo che questi siano i segnali migliori, perché lo sport da questo punto di vista può essere di grande aiuto, e la solidarietà che la nazionale ci dimostra per noi è molto importante. Andrangheta, per dire no ad altre forme di legalità diffusa, ma soprattutto per sostenere e accompagnare questo territorio, la parte sana di questo territorio che è tanta, accompagnarlo in quei processi che sono complessi.